Ieri 9 giugno, festa liturgica di San Riccardo, primo vescovo e santo patrono della città di Andria. In cattedrale celebrata la Santa Messa presieduta dal vescovo Monsignor Luigi Mansi e trasmessa in diretta da Teledeon. Vediamo. Dobbiamo accogliere le giovani generazioni fortemente ferite dagli anni del Covid. Talvolta ci danno l'impressione che stanno un po' perdendo le radici di fede del popolo a cui appartengono e che vanno verso un futuro sempre più incerto, prigionieri delle mode ed anche purtroppo delle paure di questo nostro tempo. Perciò, mentre si concludono i 2 anni dedicati a coltivare lo spirito della sinodalità, ad ascoltarci, ad ascoltare quello che la storia ci sta dicendo, desiderando di tenere vivo il nostro impegno missionario nel nostro territorio, già ci orientiamo a preparare il nuovo anno pastorale, nel quale dovremo vivere un tempo particolare che il cammino sinodale definisce come il tempo della lettura sapienziale di quanto abbiamo insieme cercato di ascoltare in questi 2 anni trascorsi, 2 anni trascorsi in fedeltà e obbedienza a Cristo Signore, a Gesù Pastore, che ci chiede, ad imitazione di San Riccardo, di dedicare la nostra vita a testimoniare il Vangelo nel nostro oggi.